Un bombardamento aereo ha provocato una strage in un campo di detenzione per migranti, più di 40 i morti per l'ONU, è un crimine di guerra. Dal Cairo, l'inviata Anna Maria Esposito. Un bombardamento sleale, così l'inviato speciale dell'ONU per la Libia, Ghassan Salameh, ha definito l'attacco sul campo di detenzione di Tajura, a est di Tripoli, e del quale si accusano a vicenda il governo del premier al-Sarraj, sostenuto dall'ONU, e le forze del generale Haftar. Il ministro dell'interno tripolino, Bashagha, chiede un'inchiesta internazionale. Le forze aeree di Haftar, ha detto, sono responsabili morali e legali di una strage che avevano annunciato. Bashagha si riferisce al comandante dell'aviazione di Bengasi, che aveva annunciato nuovi potenti raid sulla capitale libica fino a quando la Libia non verrà liberata dai terroristi, e intendeva le milizie su cui poggia il governo di Tripoli, accusate di usare i migranti dei centri di detenzione come scudi umani. Milizie, accusa Haftar, sostenute con armi, mezzi e droni da Turchia e Qatar, hanno bombardato loro il campo di Tajura per addossare all'esercito libico la colpa davanti alla comunità internazionale. L'UNSMIL chiede di non consentire più alla Guardia Costiera Libica di riportare nei centri di detenzione i migranti destinati a morire di stenti, torturati o sotto le bombe.